Gli abiti firmati dalle sorelle Fontana e indossati dalle star del cinema in mostra all'Arancera di San Sisto fino al 30 ottobre. Stefania Giacomini. Moda e cinema, un connubio di ferro per una società di massa. La moda trova la sua nobilitazione nel vestire attori e attrici ammirati dal grande pubblico e, facendo leva sul desiderio di emulazione, il cinema contribuisce anche alla nascita di nuove tendenze. Ad intuire questo enorme potere furono le sorelle Fontana. A loro dedicata la mostra Il vestito del cinema all'Arancera di San Sisto, resterà aperta sino al 30 ottobre. Tutti ricordano l'abito pretino realizzato per un film che non fu mai girato ma che fu ripreso da Fellini in La dolce vita. E poi, ecco una carrellata, dal vestito da sera nera per Liz Taylor a quello a linea sirena disegnata per Rita Hayworth, all'abito per Audrey Hepburn, a quello con ricamo nodo d'amore creato per il film Le amiche firmato da Michelangelo Antonioni nel 1955. La mostra, patrocinata e in parte finanziata dalla Regione Lazio, presenta solo 6 abiti originali, ma è arricchita da filmati d'epoca, raccolta di articoli e la proiezione della fiction sulla storia delle Fontana. Questa mostra, sulle tre sorelle che hanno portato lustro nel mondo, entra di diritto nei grandi eventi culturali del 2011 sostenuti dalla Regione Lazio, ha dichiarato Fabiana Santini, l'assessore regionale alla cultura. Le sorelle Fontana, oltre che icona di arte e cultura, sono il paradigma di un'Italia che lavora e che può uscire fuori dalla crisi. È il commento di Isabella Rauti, consigliere regionale del Lazio, presente all'apertura che è stata arricchita dal burlesque di Marlowe, artista raffinata che ha interpretato un'ironica Rita Hayworth quanto provocante e sensuale. Il TG Lazio termina qui, vi ricordiamo che l'informazione